Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino. Ed Andrea Greggio. Siamo qui ospiti di Sonos. Vediamo adesso di realizzarvi una guida passo passo per quanto riguarda il collegamento di playbar, sub e canali wireless utilizzabili per avere un 5.1 all'interno della vostra casa o del vostro piccolo ufficio. Essenzialmente siamo dotati di un pannello video, una soluzione portatile, in questo caso un Dell XPS. Da questo portatile noi usciamo con il video e l'audio e ci colleghiamo a un pannello video, e dal pannello video, attraverso il cavettino audio ottico, ci collegheremo a Sonos Playbar. Sonos Playbar ovviamente alimentata da corrente, il tutto verrà pilotato da un iPad. Vi abbiamo già realizzato una demo con iPad, iPad mini e iPhone, così da farvi vedere come il sistema sia gestibile e pilotabile da 15 dispositivi diversi. Il tutto permette praticamente all'interno della vostra abitazione non solo di avere dispositivi diversi, ma vi permette essenzialmente di avere la possibilità di stare, per esempio, comodamente sdraiati sul vostro divano, leggervi le mail, consultare i vostri social network e pilotare, come fosse un telecomando, il vostro sistema audio. Attiviamo l'applicazione Sonos. Aggiungiamo un sistema Sonos. I Prego. tasti in questo caso si trovano sul fianco della playbar. Qualche secondo ancora, il sistema sta riconoscendo la rete wireless domestica e il sistema Sonos. Come vediamo, il setup della playbar è guidato completamente dall'applicazione stessa, quindi qualsiasi funzione noi andremo a applicare nel nostro sistema, settaggio al nostro sistema, verrà riprodotto direttamente nel controller. Procediamo quindi all'installazione. Posso scegliere un nome della stanza nella quale sto facendo suonare playbar, potrebbe essere uno di quelli in elenco, oppure posso decidere io di nominarla a mio piacimento. Mi chiedono di spegnere il televisore per procedere al collegamento del cavo ottico. In questo momento mi chiede se voglio aggiungere un subwoofer, lo faremo in seguito, quindi non ora. Mi chiede se voglio aggiungere dei canali surround tipo Play 3 o Play 1, anche in questo caso non ora, faremo magari un set completo in un prossimo video. E in questo caso mi chiede di collegare il cavo ottico alla playback. Ottico è collegato, mi chiede di accendere il televisore. Passiamo alla fase successiva. Playbar ha riconosciuto l'uscita ottica del vostro televisore e mi chiede di proseguire. In questo caso continuiamo con il setup. E c'è la possibilità di attivare e disattivare il diffusore del vostro televisore per non avere un accavallare del sistema audio. Mi chiede se effettivamente la disattivazione è riuscita. Passiamo a un segnale audio, così possiamo capire meglio se effettivamente sia così. In questo caso non riuscita. Adesso la playback ha fatto partire il sonoro nella playback. Mi chiede il semplice setup del telecomando per la gestione della playback direttamente col telecomando domestico. Quindi basterà posizionare il telecomando nei sensori di playback, in questo caso è stato riconosciuto. Vuole vedere se è apparso il segnale video. Ok, è apparso. Possiamo proseguire nell'installazione e l'installazione per i bar.
è completata. Con il vostro telecomando del televisore è possibile alzare e abbassare direttamente il playback. Non serve più l'applicazione, ma posso pilotare semplicemente il playback attraverso il vostro telecomando. In pochissimi passaggi siamo riusciti a settare playback e renderla disponibile direttamente col vostro telecomando domestico. Per quanto riguarda i due sensori che li stiamo inquadrando in questo momento, ce ne sono due in modo tale da permettervi un utilizzo sia nel momento in cui la playbar è posta su un piano orizzontale, sia nel momento in cui, per esempio, vogliamo andarla a gestire appesa, proprio qui appunto tra le optional di Sonos troviamo appunto anche una griglia che vi permette un saldo ancoraggio di questa playbar alla vostra parete. Per quanto riguarda il setup, come si diceva, a questo punto avete la possibilità di pilotare il tutto tramite telecomando di casa, tramite applicazione. Per quanto riguarda l'approfondimento, come collegamento di subwoofer e satelliti, adesso facciamo un breve stacco, dedichiamo quindi un attimo di spazio subwoofer e canali posteriori, così da farvi vedere il setup completo.